In questo video tutorial vedremo come si gestiscono i componenti in Sketch. Questo oggetto è un componente in cui sono annidati tre componenti delle tre gambe e un altro gruppo che è la seduta. Ossia, se faccio un doppio clic, entro in questo primo componente, faccio ancora un doppio clic, sono entrata nel sottocomponente della gamba. Siccome sono componenti, vuol dire che se andrò a fare una modifica, per esempio a questa, si vedrà su tutte le altre due. Quest'altra, la seduta, invece è un sottogruppo, quindi faccio un clic per uscire dal sottocomponente gamba e un doppio clic per entrare in questo sottogruppo. Per gestire questo annidamento è molto utile l'utilizzo di una palette che si trova sotto il menu Window, Finestra, e si chiama in italiano Struttura, in inglese Outliner. Questa palette mi fa vedere la struttura appunto gerarchica di ciò che è disegnato in questo file. In questo momento c'è solo un componente che si chiama Steve, che è quello presente in scena, a meno che non lo cancelliamo noi, è presente in ogni file nuovo, e un componente che si chiama Sgabello, che ho creato io. E cliccando su questo più vedo che ci sono tre sottocomponenti, come si è visto prima, della gamba e un gruppo. L'icona accanto alla gamba mi fa, alla scritta gamba mi fa capire che questi sono tre componenti e questo invece è un gruppo. Il gruppo non ha nome perché quando creo un gruppo non mi viene data la possibilità di dare un nome. Però da qui, se faccio un clic, non solo entro immediatamente nel sottocomponente, quello che ho fatto prima invece è una serie di doppi clic. Adesso con un semplice selezionando qui da questa struttura mi si è selezionato e quindi posso agire su questo elemento. E da tasto destro posso usare una di queste proprietà. Per esempio una è quella del rinomina e quindi posso chiamare questo in un altro modo. Da tasto destro c'è sempre la possibilità di vedere le informazioni entità, di cancellare, di nascondere e di bloccare. Quindi nascondo alla vista, questo vuol dire che la seduta non è più visibile, che la scritta rimane ingrigita, un po' più leggera, e ovviamente da qui posso andarlo anche a rimostrare. Infine posso andare per esempio a lock, a utilizzare questo strumento di lock, cioè bloccare in modo che questo oggetto non possa essere più modificato neanche per errore, diciamo. La stessa cosa potrò fare ovviamente sulle tre sui singoli tre sottocomponenti, quelli della gamba. Quindi questa palette di struttura mi fa vedere tutto ciò che è disegnato in questo file, ovviamente tutto ciò che è stato o raggruppato o reso gruppo o reso componente. Un'altra palette interessante per l'utilizzo dei componenti è quella che si chiama appunto Components. Qui vedo l'elenco di tutti, se clicco su questa icona in Model, vedo l'elenco appunto degli oggetti, dei componenti, in questo caso solo dei componenti presenti in questo file. E se voglio aggiungere per esempio un nuovo sgabello, mi basterà fare un clic qui e entrare nell'area di disegno e potrò andarlo a riposizionare, così qualsiasi oggetto presente in questo elenco. Cliccando su questa freccia mi rendo conto che ci sono inoltre anche dei componenti predisposti dal software che posso andare a posizionare nella mia area di disegno.